Ciao a tutte, in questo video voglio mostrarvi qualche rossetto scuro, o meglio, qualche alternativa al celebre L'Impatiente di Chanel, che vi ho mostrato tra l'altro nel video precedente. Allora, vi faccio rivedere quello di Chanel, che era appunto il 307, Rouge à Lure Velvet, questo è il colore, e ve lo swatcho qui. Adesso vi mostro qualche possibile alternativa. Non parlo di dupe perché non sono nuance propriamente uguali o comunque strettamente paragonabili a questa di Chanel, ma sono comunque delle nuance simili su questo stile che possono essere appunto una possibile alternativa. La prima è economica ed è della Sleek, è la numero 748 Cranberry ed è una colorazione uscita con la Holiday Collection dello scorso anno. A differenza di quello Chanel, la variante di Sleek è un tantino più tendente al rosso, quindi è un po' meno cupa. Anche se Sleek è un brand economico, devo dire che la qualità del rossetto è abbastanza alta. Perché? Perché la texture è piuttosto secca, per cui si fissa veramente molto bene alle labbra. È comunque una texture, come potete vedere, dal finish opaco ed è anche piuttosto durevole. Quindi credo che per essere un prodotto economico possa essere davvero una buona alternativa. Un'altra alternativa, sempre sul lato piuttosto economico, è un rossetto di Pupa della linea Golden Casino, il numero 02, e questo faceva parte sempre della Holiday Collection dello scorso anno. Anche in questo caso, sebbene la Holiday Collection fosse sempre in edizione limitata, io vi consiglio di andare a controllare, soprattutto negli outlet, perché so che Pupa ha vari outlet in giro, perché queste collezioni vecchie si trovano negli outlet a prezzo scontato con dei bei sconti, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. Questo qui è il numero 02 ed è un colore molto simile a questi che vi sto proponendo, ma ha un finish completamente diverso perché è un finish di tipo sheer e credo che sia un finish ancora più portabile per questa tipologia di colore. Come potete vedere, il colore è molto simile a quello di Chanel, però adesso vi faccio vedere. Ecco, il finish invece è completamente diverso, è un finish semi-trasparente, lucido, però il punto di colore, come potete notare, è veramente molto vicino. In questo caso, il rossetto in sé mi piace molto perché è comunque una formulazione piuttosto idratante, è una formulazione perfetta per l'inverno perché appunto tende anche a proteggere le labbra dal freddo e essendo lucido dà anche un aspetto polposo alle labbra. Ma il lato negativo è che è appunto una texture poco durevole, perché comunque i rossetti sheer non sono particolarmente durevoli, ed inoltre bisogna stare attente alle sbavature. Di conseguenza, questo qui probabilmente lo applicherei con una matita contorno labbra di quelle in cera che si applicano appena fuori il contorno delle labbra e sigillano le labbra da eventuali sbavature. Quindi sicuramente l'applicherei con un prodotto di questo tipo, oppure applicherei il prodotto in modo più delicato, più soft, quasi per un effetto lip balm colorato. Quindi potrebbe essere un'alternativa, ad esempio, per un utilizzo durante il giorno. Altro rossetto molto famoso, sempre su questo tipo, è il Rebel di MAC. Come potete vedere, sempre piuttosto scuro, ve lo swatcho qui al lato, però questa volta è uno scuro con una punta quasi di fucsia all'interno, quindi come potete vedere molto meno cupo di quello Chanel. Anche questo qui può essere applicato picchiettando il prodotto sulle labbra per un effetto tinta. Io credo che questa versione di MAC, che in effetti è un satin, sia molto valida come texture perché
è paragonabile quasi alla tenuta di un rossetto opaco, però non tende a seccare le labbra come alcuni rossetti opachi di MAC. L'ultima alternativa che voglio proporvi non è un'alternativa assolutamente, diciamo, economica, ed è una tinta di Yves Saint Laurent, ed è la tinta numero 01. Anche in questo caso è un prodotto piuttosto noto. Questo è il colore e questo è l'effetto. Anche in questo caso abbiamo un colore scuro, intenso, ma un effetto un po' semitrasparente che lascia intravedere le labbra sottostanti, quindi un effetto di tipo sheer. La differenza tra questa tinta di Yves Saint Laurent, ad esempio, ed il rossetto di Pupa è che la tinta di Yves Saint Laurent, nel momento in cui si fissa, diventa molto durevole. Devo dire che in termini di qualità e in termini di durata, le tinte di Yves Saint Laurent sono veramente molto valide, però in termini di texture bisogna un po', secondo me, abituarsi a questa texture, che io personalmente non amo in modo particolare, perché è una texture un po' appiccicosa. Spero che questo video possa esservi stato utile. Io intanto, come sempre, vi saluto e al prossimo video. Ciao!